Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfre e bentornati anche oggi nella mia cantina. Quest'oggi, oltre alla stampante 3D che sta andando dietro di voi per progetti misteriosi, vediamo come ho costruito questa cosa qui, che era quello che avevo annunciato già da due video in realtà, ovvero il carrellino, che più che carrellino è diventato una cassettiera, porta utensili, porta attrezzi. Qui sono andato a mettere tutti quanti i miei attrezzi manuali, quindi cacciaviti, martelli e compagnia bella. Su ogni cassetto sono andato a incidere con il laser una targhettina o più targhettine per andare immediatamente a individuare cosa c'è dentro. Tutta la cassettiera è composta interamente di multistrato di pioppo da 18 mm e come finitura ho dato il mio classico impregnante castagno al di sotto e un olio naturale al di sopra. Sono parecchio soddisfatto del risultato, di come è venuta in generale, veramente molto bella e piacevole alla vista. In più, come avevo già detto, è su ruote, quindi nonostante sia un po' pesante si può spostare. E niente, molto semplice ma a mio parere molto bella da vedere. Prima di lasciarvi l'inizio del video vi ricordo di mettere mi piace se vi piace quello che vedete, di iscrivervi al canale e naturalmente di lasciarmi una vostra impressione qui sotto nei commenti. Cominciamo!
Perfetto ragazzi, anche il video di oggi è giunto alla conclusione. Come sempre spero vi sia piaciuto o almeno interessato. I prossimi progetti saranno un pochino misti. Vedremo a cosa darò priorità, comunque vi anticipo già che devo costruire un piccolo banco da falegname per rimpiazzare il mio banco ballerino su cui mi avete visto creare questa cassettiera qui. Quindi vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, alla prossima!